prosegue grazie alla collaborazione con il CONI, con l'ASUR, con il mondo, insomma, dello sport marchigiano, una importantissima collaborazione che permette a tanti studenti della nostra regione di poter avere a scuola la presenza di personale qualificato che gli permette di fare attività fisica e sportiva. Un gran lavoro di prevenzione in termini di salute. Un avvicinamento alla pratica sportiva e ai corretti stili di vita che accompagneranno poi per tutta la vita questi ragazzi. Sappiamo che la carenza di attività fisica negli anni passati aveva generato anche problemi di obesità fra i giovanissimi, è stato un po' il campanello d'allarme. Da un allarme si è messo in moto un percorso, direi unico nel suo genere, che per il secondo anno consecutivo permette di fare esperienza sportiva ai ragazzi. Siamo arrivati al 56% di copertura delle scuole marchigiane, quindi un numero molto importante, in crescita quasi 10 punti rispetto all'anno scorso, ma siamo in grado di essere fra quelle regioni che grazie allo sport danno ai ragazzi un'opportunità per vivere bene, per stare insieme, per crescere nei valori giusti. E nello spirito di grande collaborazione continuiamo anche quest'anno, abbiamo intenzione di proseguire perché riteniamo che siano degli impegni di grande valore. Un progetto molto importante perché va in parte a sopperire quella che è la carenza della scuola a livello nazionale. Qui nelle Marche è partito questo progetto che diciamo è importante perché attraverso il contributo che viene dato dalla Regione Marche riusciamo ad ampliare quello che è il progetto a livello nazionale, che voglio ricordare è rivolto solamente alle quarte e alle quinte elementari. Invece grazie al contributo della Regione attraverso l'ASUR praticamente riusciamo a portare un'ora di attività motoria in tutte e cinque le classi. No, credo questo sia proprio un progetto che è una buona pratica che va assolutamente diffusa. Credo che sia stato fatto una cosa veramente molto bella per le scuole, per i bambini. Bisognava crederci, si è trovato terreno fertile, trovato soprattutto persone che ci hanno creduto, che l'hanno finanziato, persone che sul locale hanno lavorato e hanno lavorato insieme in rete per far sì che le scuole marchigiane abbiano uno strumento che è veramente da copiare.